Pronto, Raffaterno? Per favore mandatemi qualcuno. Grazie, Raffaele. Lei è stato molto preciso e professionale. Grazie a lei passeremo una fresca estate senza consumare troppo, visti i prodotti a risparmio energetico che ci ha installato. Il torneo maschile singolare Open di tennis da Marila sta entrando nel vivo. Proprio in questi giorni sono entrati infatti in gioco anche i tennisti di seconda categoria, le cosiddette teste di serie. Una tecnica di gioco diversa, una preparazione al servizio diversa rispetto a quelli che li hanno preceduti. Questi gli incontri di ieri. Matteo Giordano ha affrontato Donato Cerrone e ha vinto 6-3, 6-2. Raffaele Barba e Matteo Della Torre hanno concluso sul 6-7, 6-3, 6-3. Quindi il passaggio al turno successivo è spettato a Barba. Francesco Pallavanti ha vinto contro Andrea De Giudice per 6-3, 6-2. Antonio Ruocco ha superato Luigi Rossi 6-3, 6-2. Paolo Nigro ha passato il turno senza giocare contro Antonio Casalnuovo, ma in serata si sono svolti gli incontri più attesi. Francesco Carenza contro Emilio Pallotta ha prevalso per 6-2, 6-2 e Davide Festa ha estromesso Antonio Di Giacomo per 3-6, 6-4, 6-2. La finalissima è prevista domenica 17 settembre sul campo A della struttura del Social Tennis Club di Cava dei Tirreni in via Garzia. Ascoltiamo alcune interviste. È stato un incontro acceso perché comunque Pallotta ha retto finché ha avuto la possibilità, ha giocato sull'agilità. Sì, vabbè, lui è molto più giovane di me, quindi fisicamente diciamo è molto più resistente. Io ho cercato di impostare il gioco su pochi scambi, quindi ho avuto una buona giornata, stavo abbastanza in palla e sono riuscito a portare la partita a casa. Come ci si arriva alla seconda categoria? Per me è la seconda volta che ci arrivo perché sono stato fermo per 8 anni, ho ripreso l'anno scorso e quindi diciamo con pochi tornei sono riuscito. Però secondo me, io parlo per i giovani perché ormai noi siamo trentenni, per i giovani bisogna giocare tante partite, bisogna allenarsi e cercare di sacrificarsi in campo. Inutile guardare la televisione, quello che fanno in televisione resta in televisione. Qui in questo sport bisogna dare tanto sacrificio, allenarsi e cercare di lottare punto a punto. Così si arriva in seconda categoria. C'è stata questa vittoria di Carenza, ma qual è stata secondo te la chiave del match? Beh, innanzitutto voglio fare i complimenti a lui perché ha giocato veramente una partita perfetta. Ha spinto, ha tenuto sempre in vantaggio lo scambio e diciamo questa è stata la chiave. Lui ha provato a spingere ogni palla mentre io sono stato più remissivo e questo mi ha penalizzato molto, però va bene lo stesso, se l'è meritata, quindi è giusto così. Forse per te da cosa ripartiresti? Proprio da questa sconfitta, perché sono le sconfitte che ti fanno imparare sempre di più e da dove ripartire. Diciamo, se pensi che hai perso e resti con quella mentalità non va mai bene, perciò si punta sempre avanti.